Vedete come c'è davvero da ritrovare speranza e nuova forza. Se dunque uno è in Cristo, ci scrive Paolo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo. Eppure. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udii una delle quattro creature. Ah no, aspetta, scusa, facciamo così. Ah no, che poi è stupido. Se tu mangi. Sulla bocca di Giobbe, questa parola, vive, non vuol dire che tutto andrà un po' meglio. Io non ho molto da darti e mi dispiace tantissimo per la tua soluzione, per la tua... qui ho sbagliato. Si può... Preghiamo. Oh, Signore, dobbiamo mettere... Noi veniamo a te, l'ho fatto. Aspettati... Cosa? Il microfono funziona? Sì, sì, sì. Ti apposto. Sì, 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 sì. Il microfono. Ah, buono, no, sì, 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 sì. No, apposto. No, allora, è bello. Ricordare che c'è la gioia, che la possiamo ancora vivere. Ascoltiamo allora il Salmo 98. Venite. No, mi ho sbagliato, la parola è cantata, ho preso il 95. I versetti da 36 a 53 sono gli ultimi del Vangelo. Ora, mentre essi, aspetta, rifaccio da ora la lettura. Aspetta, che fatto? Che mi è venuto esse. Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aaron e gli disse: e il Signore colpì il popolo perché esso era l'autore del vitello che Aaron aveva fatto. Che faticata. È lungo, sì.